Vi seguirò. Dove? Dove andrete? Ma non lo so dove andrò, né lo saprete voi. Nemici, dunque. Assanti la salutò ridendo, ma dovette convenire che la sua graziosa nemica poteva avere tutti i difetti all'infuori di uno. Il domani, mentre si vestiva per andare a pranzo, trovò sul tavolino un biglietto scritto da mano sconosciuta. «Venite al numero 11 a mezzanotte, non bussate». Egli si mise a ridere e disse fra di sé: «Non v'è dubbio, ho udito tutto. Ma il tranello è troppo grossolano per una donna di spirito. Che peccato». La signora Dal Colle non era venuta a tavola. Assanti sorrise più di una volta sotto i baffi, volgendo gli occhi a quel posto vuoto. Dopo desinare, andò a teatro e non ci pensò più. Finita l'opera, passò una mezz'ora al Caffè d'Europa e quando tornò all'albergo, il gas era spento. Passando per corridoio, dinanzi all'uscio di quel famoso numero 11, si rammentò un'altra volta del biglietto che aveva in tasca e involontariamente rallentò il passo. Si mise alla finestra, fumò il suo sigaro, lesse il suo...